Il bambino e il poliziotto, ovviamente, diciamo, lo possiamo definire, come vogliamo dire, un pochettino un film minore di Verdone, però i film di Verdone sono sempre attesissimi. Ed era un film molto, a delle scene io l'ho trovato esilarante col bambino, con la pasta, mi ricordo, mi faceva un sacco di risate a guardarlo. Ma del bambino e poliziotto, ovviamente, è lontano lo spirito di compagni di scuola, no? Non c'era quel gruppo, non c'era, era un film a protagonista assoluto il bambino con Carlo e con quella bella figliola bolognese che adesso non mi ricordo il nome, che era una modella bolognese. L'unica cosa che mi posso ricordare di quei film, abbiamo girato un sacco di film di notte e mi sono morto dal freddo, ecco, questo è l'unico aneddoto che mi ricordo. Fuochi d'artificio è il Invece contrario. fuochi d'artificio ci sono, come dire, dei ricordi più divertenti, diciamo così, o particolari, perché noi giravamo alle Maldive. Quel film è stato girato alle Maldive. Ora, una cosa che ricordo, questa, se Maldive pioveva sempre, cioè mentre stavo chiacchierando, improvvisamente c'era un acquazzone, poi si ritirava l'acqua, cioè lì non è che tu c'hai una spiaggia normale, no? C'è una spiaggia, poi improvvisamente questa spiaggia diventa mare, oppure viceversa, tu sai con i piedi c'è una scena, sai che viene là e l'acqua se ne va, è una continuazione questa cosa. In tutto questo, quando va via il maltempo, quando c'è un sole, io sono bianco cadaverico, non so se si vede, ma anche tanti anni fa era la stessa cosa. Ovviamente, se tu non ti spalmi proprio con un pennello e la crema solare, tu muori, no? Cioè ti ustioni per uno bianco. Ecco. E quindi noi avevamo dei signori indianini piccolini che appena noi ci allontanavamo dalle zone, avevano proprio un ordine, cioè io tenevo uno proprio fuori il bungalow, no? Che appena uscivo, mi aprivo l'ombrello, una continuazione. E io tenevo addosso questo, che proprio non gli avevano detto, capito? Avevano dato l'ordine, che non sapeva nemmeno di che si trattava. Non gli fa prendere il sole, se lo ti spacco la testa, gli avevano detto che quello non mi mollava un secondo. E poi mi ricordo che c'era molto nuvolo, la spiaggia non si vedeva, il mare non si vedeva, per farvela prendere, noi stavamo alle Maldive. Ma molti mi hanno chiesto, ma stava da Sabaudia, nessuno ci credeva che erano le Benedette. E in effetti, se voi ricordate specialmente la scena iniziale con lo psicologo, cose, ma non è che c'è stata questa caratterizzazione. E mi ricordo che lì, mentre c'era l'acqua, poi non c'era più, poi improvvisamente mi stavamo girando, saliva il mare, stop, fermi, ci vediamo fra un'ora che deve scendere tu. Era una cosa, vabbè, all'epoca. Due palle terribili, però adesso ricordando era molto divertente. Poi potete immaginare, Con Ceccherini pure, com'era? lasciamo perdere. Diciamo che eravamo un gruppo di pazzi scatenati. Diciamo che eravamo un gruppo per non focalizzarci, però so qualcuno. Va E poi una bene. cosa divertente, ragazzi, là che non c'era l'alcol. Ah, Dovevi giusto, corrompere, eh no, perché perché sono sono musulmani, quindi musulmani. si doveva corrompere i camerieri. Alcuni avevano esigenza di farsi più di una bevuta, diciamo, ok? Diciamo così. E non sai che la corruzione che c'era, perché o potevamo averlo, perché essendo stranieri, credo, come dire, a dosaggio, non mi ricordo, cioè loro proibivano la possibilità che tu ti ubriacavi, capito? Però per loro berti più di un whisky. Eri ubriaco, quindi loro avevano a bada tutto ciò, quindi c'era tutta una corruttela, perché noi stavamo in un villaggio turistico, mi ricordo, di Cecchi Cori all'epoca, quindi non avevamo soldi, avevamo ste cacchio de cosette là, quelle che si pagano nei villaggi, non so se adesso esiste ancora questa dinamica, che tu prendi delle fish, delle palline, e paghi con quelle lì, quindi ti dovevi procurare, levi poi sotto banca, dai i soldi a qui, insomma, casino per avere. Io poi, con un genio all'epoca,
mi ricordo comprai quelle bottiglie piccole di Jack Daniels, no? E mi disse, vabbè, mo me lo porto io, perché disse, là, io non è che sono un bevitore, allora disse, vabbè, mo lo porto la sera, bevo un sorso, mi fumo una sigaretta, insomma, che io fumo solo la sera e di notte, insomma, due sigarette. E ho questa abitudine da sempre. E quindi io mi portai questa cosa nella valigia. Quindi quando sono andato all'aeroporto, tutti sono passati, a me mi hanno bloccato quando siamo arrivati là. Ho detto, venga con noi, noi viaggiamo tutti insieme. Io sono rimasto bloccato con la polizia, cosa, degli Frontiera. indianini là. Poi vieni con noi, vieni con noi. Mi hanno portato in una cosa come se avevano visto che io c'avevo l'alcol là dentro, capito? Come se avessi portato la droga. E mi hanno detto nella loro lingua, io capivo solo facendo. Quindi si sono presi sto coso. Poi venne una traduttrice, se non ci preoccupi, lei lo trova qua certamente, noi non mettiamo la maglietta così quando lei rientra. Difatti io quando rientrai, scusate, datemi la mia bottiglia di whisky, era proprio non c'era più niente, c'era tanto così, perché lo sequestravano e se lo bevevano loro, insomma, questo tanto a proposito di aneddoti e di consigli magari, perché non vuoi portare alcol, tanto lo sequestro. E quindi queste sono le cose che mi vengono in mente, però anche lì c'è stato tutto un piacevole stare insieme. Mi ricordo c'erano delle bellissime figliole al seguito nostro, che non so da dove arrivavano, c'era una Miss Italia dell'anno precedente, e poi nel cast c'erano delle figliole di tutto riguardo, diciamo, no? Certo. Quindi poi stavamo da soli in quest'atollo, che qualche coppia così sporadica, insomma, anche quello è un bel ricordo, sai, faceva venire in mente delle belle cose, diciamo.